Oggi faremo due cose, cioè ci divertiremo un sacco. Ci divertiamo, palloncini, palloncini, palloncini. Magia strana, gelatina e fiorellini profumati. Lente di ingrandimento, coriandoli e anche arcobaleni. Ok, adesso mi devo controllare, altrimenti riesco addirittura di distruggere tutto. Ok, va bene, tolgo la neve. Ok, adesso faremo due cose. Una, vi farò tipo un'esibizione live, la chiamo esibizione live, voi la chiamate come vi pare, dove i pony si esibiranno. C'è una specie di concorso, e poi i pony sono vestiti, hanno delle acconciature rare, particolari, che mi sono inventata. E adesso, e poi vi spiegherò come si fanno. Beh, prima ve le farò vedere e poi ve le faccio fare. Prima vi attiro l'attenzione, sono cattiva, e poi ve le faccio fare. E poi, se sono troppo difficili, vi ho fatto attirare per niente. Sono cattiva. Ok, adesso iniziamo con l'esibizione live. Partiamo da Cadence. Questa acconciatura è una specie di mini treccia, perché è più facile della treccia. Molto più facile della treccia. Non so fare la treccia, le trecce, quindi faccio questa roba qui, che è comunque bella. Anche se un pochino meno. Diciamo che le trecce si chiamano trecce, perché si facciano. Queste le chiamiamo duecce. Le chiamiamo duecce. Voi la chiamate come vi pare, vi sono inventato il nome comunque. Questa è la Magnifica Rarity. Che guardate, è doppia qua. Un po' come me le piacciono i Glory. Ma poi c'è questa roba qui. C'è questa roba che viene in fuori. Beh, sì. Beh, poi le potete pettinare, io non le pettino molto. È molto chic. Fashion. Gallina. Ok, dai, adesso... adesso poi vi farò vedere come si fa, sono cattiva. Se ne sta andando via la vostra conciatura. Adesso tocca a Princess Sterling. Questa ho esagerato con le casualità. Ho fatto una conciatura tutta buttata così, intrecciata. È un po' intrecciata questa. Sono intrecciata. È un po' difficile girare la testa, perché se la girate troppo va a rischio che l'acconciatura si infragga. Ma se la tenete della testa, della posizione della testa, del cervello che volete, va bene. Adesso posso, ora che vi ho fatto vedere le acconciature, possiamo iniziare. Aspetta che le distruggo. Distruggo le acconciature così ricominciamo da capo e vi faccio vedere come le ho fatte. Non sono stata quella. In Rarity è la più facile, ve lo dico. Quella di Sterling è la più difficile. Ma anche se non è in verità così difficile. Ok, Cadence, prendete le due robe. È un po' come le trecce, se sapete come si fanno. Io ho capito, ma però non riesco a ripetere l'azione. Fatela girare fino a che arrivi fino in fondo. Poi vi verrà questo coso qui. Lo dovete mettere tra gli zoccoli sulla criniera. Beh, o mettetevi un fiocco e portate che si tenga. Perché è ancora... perché poi... lo so che le trecce resistono. Anche se non hanno un fiocco. Ma però... questi invece resistono molto meno delle trecce. Quindi dovete fare del vostro meglio per salvare le trecce. Queste treccette qui. Le chiamiamo duecce. Duecce. Ok, adesso vi farò vedere come ho fatto a fare la conciatura di Rarity. Che è molto... quella di Rarity la puoi infrangere in due secondi. La puoi fare in due secondi, la puoi infrangere in due secondi. Ok, prima devi mettere un pezzo di criniera. Scegliete il pezzo più comodo. Io scelgo questo, pic, poc, puc, e guardate, e
Oh, scusa, ho lasciato un pezzettino minuscolo. Aspetta un secondino che ne prendo uno più minuscolo. Ah. Voi fatela meglio, mi è venuto meglio di come ho cominciato. Aspettate, ok, adesso va meglio. Non l'ho imitata al massimo, vabbè. Ok, questa è l'acconciatura di Rarity. Vi consiglio di pettinarle ed evitare che i capelli si mettano qua. Ora vi dico come ho fatto a fare l'acconciatura di Sterling, che la potete fare con Celestia, Gold Lily, Nightmare Moon e Celestia, quelli che hanno questa posa, perché serve soprattutto questo zoccolo piegato. Lo zoccolo piegato è diventato un oggetto, quindi se non avete uno di questi pony non credo che questa acconciatura la potete utilizzare. Prendete grande, prendete la criniera, non prendete questo pezzo, prendete questo, provate a metterlo davanti e mettete così o così, non so come ho fatto, l'ho fatto a caso. Poi mettete questo qui, poi provate a intrecciarlo. Mi è venuto male. È molto difficile, ve lo giuro. Non so come ho fatto con l'acconciatura di prima, che non credo che mi interessa neppure. Ok, ci abbiamo capito. Adesso iniziamo col laboratorio. Beh, la carta la useremo pochissimo, ecco perché ho preso un pezzo. Quello che vi servirà veramente è una scatola della pizza. Adesso vi farò venire l'acquolina in bocca. Sono cattiva. E guardate, due meravigliose pizze margherita con questa meravigliosa pizza. Non vi viene voglia di mangiarla, cotta in un vero forno a legna. Che bello. Ok, adesso dovremo distruggere la scatola della pizza. E ora vi spiego che faremo. Adesso ora vi spiegherò che cosa fare. Prima tirate fuori le forbici. Datemi le forbici, sono una ladra. Datemi le forbici. Io le ho già tirate fuori, Benita. Non tagliate come vi pare, perché adesso lo dovete tagliare in una maniera super particolare. Aspettate. Gallina, non vi siete resi conto che ho fatto la scatola della pizza? L'ho aperta la scatola della pizza. Aprite la scatola della pizza. Dovete tagliare soltanto... Ora vi spiego che cosa ho fatto. Ho tagliato nei contorni qua. Senza... Qua ho tagliato da questa parte. Dovete tagliare qua, poi girate qua. E vi verrà un capolavoro. Se qualcosa blocca che si apra del tutto, dovete tagliare alcune robe, ma con maggior delicatezza, perché se tagliate qualcosa di sbagliato, per voi alla fine. Ok, ora vi spiegherò che cosa c'entra una scatola della pizza aperta con le idee per costruire il vostro castello parte 3. Ora ve lo spiego. Non vedete che poi si possono muovere? Infatti costruiremo un castello, galline. Mia. Se lo sapevate già, vuol dire che siete molto più intelligenti di una formica. Non sapete quanto sono intelligenti le formiche e quanto sono intelligenti voi. Perché all'inizio io non sapevo neppure che cosa costruire. Se lo sapevate già voi, figuriamoci. Ok, ora vi spiego che cosa vi dovete fare per fare il castello. Sollevate tutte le piegature che avete della scatola della pizza. Aprite, spiegate tutte questa roba da fastidio. Ok, dai. Piegate tutte le robe che avete perché vanno verso l'alto e che facciano delle belle pareti, anche se saranno basse probabilmente. Ok, dai, oio. Adesso continuiamo. In questa parete potete fare una roba a caso, qua non dovete fare mica una porta, è una roba obbligatoria. Io ho fatto i reali, i quadri dei reali, Princess Cadence, Prince Shining Armor, qua ho fatto l'abbreviazione, se no non ci stavo, e Princess Twilight, sono andato un po' in su con scarabocchiato senza volere, lei non l'ho colorata il corpo, non so perché, ho fatto dei cuoricini e qua in fondo una stellina con le ali, che non notate, c'è scritto di sopra i reali. Voi potete colorare anche tutto, fate quello che vi pare. Io ho fatto i quadri dei reali perché è quello che mi pareva giusto, ma voi potete scegliere. Ho fatto due principesse, il principe e boh.
Poi se volete non è obbligatorio, ecco perché si chiama idee per costruire il vostro castello, parte, beh, le parti non ci interessano. Infatti ci ho messo una logica in questo nome. Ok, questa è la mia fantasia. Qua è tutto pietra. Qua il corpo marrone del pony è bronzo. Qua il corno, la criniera e la coda è oro. Le ali invece sono di argento. Perché sapete che la famiglia reale possiede un sacco di pietre preziose, valori, eccetera, eccetera. Adesso lasciate un po' di spazietto qua che si regga. Tagliatela intorno e incollatela da qualche parte così per decorare il vostro castello. Ho fatto un grosso errore, perdonatemi da morire. Ho fatto... La piegatura dovrebbe essere bianca qua in basso, perché così si vede più carino. Ma quanto vedo, per la piegatura dovrò usare il coso questo così. Peccato, mi dispiace. Sarebbe finito molto meglio il capolavoro se non avrei tagliato di testa mia. Ok, dovrò fare così. Aspettate che prendo la colla. Aspetta, questa colla non è di qualità, quindi se per caso vedete la colla, vabbè, ormai ho strappato tutto. Comunque me l'hanno messo nell'astuccio di Rainbow Dash. Tutti i materiali sono buoni, a parte la colla. Questa è la cosa che mi imbizzarrisce. Tutti i materiali sono di alta qualità, sono della stessa marca. E la colla è l'unico materiale che, anche se è della stessa marca, è di bassa qualità. Strano. Un tempo la matita che ti fa la punta in 5 secondi, bene. Pennarelli, evidenziatori, tutto, ma la colla male. Male, male, male. Beh, in arte non ditemi niente, però la gomma mi si è rovinata. Ho dovuto cancellare i pastelli a cera perché ho fatto un errore orribile in arte. Quando faccio degli errori in arte è la fine. E alla fine se faccio degli errori in arte. E li ho fatti. Fine. I pastelli alla cera molto difficile da rimediare. Non so perché, ma quando cancellavo ne usciva della roba sotto forma di plastilina. Non so perché. Quindi ho scoperto insieme alla mia amica Judy che... Sapete da dove si ricava la plastilina? Dalla gomma. Quindi avete delle piccole idee su come fare la plastilina. Dai, vendete la plastilina, così tenete i soldi per comprarvi dei pony. Wow. Vabbè, perlomeno è venuta. Almeno l'estate sono comunque carina. Riguardando i vecchi video delle idee, questa è la prima idea, vi ricordate? Il trono. Beh, voi potete decorare come volete. Io ho già finito qui. Guardate che fantastica collana nella parte 2. E guardate in questa terza parte quanto lavoro abbiamo fatto. Naturalmente il vostro è diverso dal mio, probabilmente perché voi non è detto che avete fatto così. Se avete fatto così, il trono così, il trono esattamente così, le collane così, tutta la roba così, dai. Siete diventate delle fotocopie. Vabbè, comunque... Scrivetemi nei commenti se volete delle idee in più, perché se no io non continuerò più. Quelle sono tutte le idee mie. Se volete condividere le vostre, ecco, commenti YouTube. Beh, potete commentare anche per un'altra cosa. Se volete potete commentare se non avete capito qualcosa, eccetera, eccetera. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. Ciao! Aspetta, a chi sto salutando? Ciao!